Eyeball Rush l'idea è nata da me e un altro designer, avevamo fatto un progetto qualche anno fa che era un prototipo. È un videogame per mobile. Si tratta di un gioco landscape, quindi da giocare in orizzontale. Può sembrare semplice, può sembrare che abbia una struttura molto arcade, che infatti deriva dal mitico, il leggendario Pong, eh? Quello che è l'inizio di tutto, cioè il capostipite, il Big Bang videoludico. Che immagino conoscerete tutti. Ma allo stesso tempo è estremamente moderno. Molto intuitivo, volto a un pubblico ampio. Quando ho aperto la software house, il gioco, le meccaniche, il gameplay funzionavano benissimo. Ho deciso di riprenderlo in mano e cercare di migliorarlo, comunque renderlo un po' più appetibile al pubblico con delle soluzioni di design e artistiche. È partito da un'idea, diciamo, abbastanza geniale. Dovevamo far tutto quanto che si basasse su dei cubetti e delle barrette, basandoci sul Pong originale. E secondo noi è un'idea innovativa, interessante. È un prodotto che ha più chiavi di lettura e valori molteplici. Può essere preso come un semplice gioco per passare il tempo, può diventare una sfida perché non è semplice, non è fatto per accompagnare le persone mano nella mano, ma è un prodotto che comunque ha un grado di sfida, quindi se vuoi usarlo al di là del contesto ludico diventa qualcosa di competitivo. Il gioco ha due modalità, una è story, la classica, diciamo, fatto di un percorso di livelli e pian piano poi si compete per una leaderboard sugli stessi livelli, mentre invece poi c'è una modalità endless che è fatta praticamente da tutte le sezioni che vengono poi proceduralmente, cioè prese, per farvi un esempio, a caso, randomicamente, messe una dietro l'altra, creando poi un vero e proprio percorso endless. Nella modalità story si può andare avanti e tornare indietro, nella modalità endless si può solo andare avanti e farmare anche monete, quindi è interessante perché poi le monete si possono utilizzare anche per altre cose. Non è solo basato sulla moneta premium, ma anche su moneta free che poi si può spendere per tante altre cose. Ci stiamo tutti mettendo un sacco di impegno per questo. Ognuno fa un sacco di cose, ogni giorno cambiamo un ruolo, perché essendo una startup ognuno deve saper fare tante cose. Eyeball Rush ha il suo punto di forza nella semplicità, quindi io penso che i giocatori verranno colpiti dalla semplicità con cui possono giocare, ma allo stesso tempo dalla profondità che può avere. Avere questo tipo di sfide, dire tanto con poco, è sempre bello e affascinante. Però con delle meccaniche secondo me interessanti e anche innovative, però semplici alla portata di tutti, quindi penso che andrà molto bene. Quello che è il nostro tentativo è quello di dargli un tocco, oltre al design, anche divertente, che possa far divertire le persone e farli entrare in un mondo completamente scriteriato e folle, un po' come siamo noi in quello studio. Speriamo sia molto divertente, è quello che sembra per ora. Vi lascio il piacere di giocare.